come sto dicendo, come vago a recitare, come vago. Sono brava, io diventerò... Faccia dice la verità. Una grande attrice. È meglio che tu dica a me. Perché? Andare, ma tu lo vuoi suermare in dice, ma chi dà mi sembrava a te che hai fatto l'attrice? Ha già recitato, io ho già cantato, già ballato, già recitato, già cantato, già ballato, già fa tutto cose in David. Ma che già fai? Io ho già fatto manicurista per tutta la vita, non è? Quando mai? Io aspetto una grande occasione. Un regista come veri mesi a via mi scopre e mi dice, sì, sei tu, sei proprio tu quella che cerco. Ma tu chiedi mesi a via, vedi come ti scoprono subito. Così l'unica cosa che mi dà fastidio è sul fatto che ha già pure annanzo specchio. Io volevo sapere a te chi dà mi sengapo di fare l'attrice, capito? A me chi me la mi sengapo? Don Irne, ma io vado a scuola di teatro. A scuola di teatro? Vai a scuola di teatro? Il mio regista ha detto quando non ci sta l'attore vicino a te recita con la scopa e prova e riprova le parti nello specchio per le espressioni. Che si chiede la hit? Il teatro è espressione, Manrit. A scuola di teatro? A scuola di teatro, ti spendono un sacco di soldi, vado 3 volte a settimana. Annarella mia, ma tu, innanzitutto queste scuole di teatro, ma che insegnano queste scuole di teatro? Ma che insegnano queste scuole di teatro? Annarella, artisti si nasce, hai capito? E il più grande pianista già nasce un pianista, e il più grande pittore già nasce, ma secondo te Michelangelo? Aiuta la scuola, chi era un artista, le scuole ti possono perfezionare, ma se io l'artista, l'attore ottiene o non ottiene, non esistono le scuole, la scuola di teatro, la scuola di teatro sai qual è? Qual è? È la povera, è la povera che va a cuscere, che mi ama la povera, hai capito no? I miei attori sono nati dagli attori, hanno visto recitare gli attori, che è la scuola di teatro, la scuola di teatro sai qual è? Il teatro, Annare, non esiste una scuola, sì, tamparano il giorno, la notte, la dizione. Annare, ma se non ottiene, che tu dici il giorno, buongiorno, buonanotte, il verde, come verde quell'acqua, come verde la foglia, il sole, la luce. Sole? Annare, se non ottiene un corpo, rinda poi, rinda la panza, l'attore, e la tenere rinda la panza. Non ti fanno la niente, quando si pigliano sta scuola di recitazione? 350.000 di romesi. 350.000 di romesi, che bello business, senza pona, senza pona. E che asciuta mese, che belle cose, sono pure sovvenzionate dallo Stato, molte di queste scuole. Va bene, va bene. Che consigliate voi a me allora? Che ti consiglio? Innanzitutto ti consiglio, ma tu sei sicura? Tu te lo senti dentro, tu ti senti a te? Attrice. Io non è come sento un'attrice. Ti senti? Sento una grande attrice, che io ho problemi. Ti senti a te? Allora presentati a una compagnia, presentati direttamente, la fai un provino. Che resta a scuola? La scuola la devi fare con gli attori. Oh. Si ma fanno fa però. Ne la fanno un po' palcoscenica, la pratica. Comunque questo non è materia mia, non mi ci ha messo. Pensiamo a fare il barbo, la polvere del palcoscenico, la povera, scoppa, che poi tu non hai capito una cosa, queste scuole di teatro che ne stanno nascendo tanto, che buttano fuori tutti questi uaglioni che vanno a scuola, poi esci e danno pure un diploma e si credono che sono diventati attore. Niente meno che io ci ho parlato con un amico che fa l'attore, c'è un'inflazione che non sono avvite, gli attori veri stanno a casa. E pigliano a tutti questi guaglioni e danno 4 soldi mani e fanno recita. E quelli che sono attori veri stanno a casa, perché mi hanno fatica tutti questi guaglioni, che poi fossero attori, fossero bravi, alcuni, c'è qualcuno per morire. Ma poi ci stanno un cofano che non è se la manca passata di dei scuole, però esce alla dita con i diplomi. Cioè, queste scuole, capito? Sono proprio nate, proprio perché hanno a sparagnare, perché pigliano gli allievi delle scuole e danno a paga l'allievo attore. E avrei chi ci sta, sotto a sti cose, e danno a paga l'allievo attore, invece va un attore vero. E vedi sti compagni che sono cene guaglioni che hanno a cucinare, sono i 3 attori, ora sono tutti guaglioni, sono tutti allievi, sono tutti pagatori. Io ministero pavano su a che sovvenzione, si chiamano rindasac, capito? E fanno le palestre, le fucine, fanno le scuole di recitazione, capito? E vai al teatro e vai a vedere uno spettacolo da auto insomma, perché sono 3 persone che recitano, io riesco ne può manca sentire. Andare senta a me, scopa che è meglio, scopa. Mannaggia, 350.000 di